Buon pomeriggio, eccoci qui oggi mercoledì e come abbiamo detto il nostro consueto appuntamento trisettimanale è diventato settimanale il mercoledì alle 18 e spero che possa diventare un'abitudine per tutti quanti. Ciao Mirea, eccoci, allora apriamo questa nostra diretta con la consueta poesia. La poesia di oggi pomeriggio è di Andrea Zanzotto. Un poeta della seconda metà del Novecento, appena appena la seconda metà del Novecento, e si intitola Esistere psichicamente. È una poesia un po' particolare, perché ci parla di una persona che ha vissuto il male di vivere e che ha vissuto anche l'esperienza del labirinto. E questo io che compare nelle poesie di Zanzotto, che poi è lui stesso, compie un'immagine, un'indagine introspettiva. E in questa indagine introspettiva si rende conto che la propria condizione interiore è la disgregazione e della precarietà dell'esistere e della difficoltà di trovare una realtà soggettiva al di fuori di se stesso. E la poesia dice così. Da questa artificiosa terra carne esuli acuminati sensi e sussulti e silenzi, da questa bava di vicende, soli che urtano fili di ciglia, ariste appena sfrangiate pei colli, da questo lungo attimo inghiottito da nervi, inghiottito dal vento, da tutto questo che non fu primavera, non luglio, non autunno, ma solo egro spiraglio, ma solo psiche. Da tutto questo che non è nulla ed è tutto ciò che io sono. Tale la verità geme a se stessa, si vuole pomo che gonfia ed infradicia, chiarore acido che tessi i bruciori d'inferno, degli atomi e il conato torbido d'alghe e vermi, chiarore uovo che nel morente muco fai parole e amore. Molto triste, è molto difficile questa realtà nella quale esiste solo l'io interiore che non riesce a trovare un ponte con la realtà circostante. Ma forse questo è il dubbio e la domanda di tutti noi, probabilmente acutizzata in questo momento di estrema solitudine, in questo momento anche di bombardamento psicologico. E proprio per questo teniamo la mente aperta e a nuovi orizzonti e chiamiamo i nostri ospiti. I nostri primi ospiti di oggi sono il duo Tubi e Corde. Loro hanno fondato questo duo molto particolare. Ecco. Ecco qui, non me lo fa agganciare. No, 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 no. Non riesco, aspettate un attimo, perché qui, ecco, adesso sì. Diceva, hanno fondato questo duo molto particolare, formato da violoncello e sax. Eccoli, li accogliamo. Buon pomeriggio a Guido Boselli e a Marco Brunetti. Grazie di essere con noi. Eravamo d'accordo che avrebbero cominciato con la musica, per cui non li facciamo parlare e li facciamo subito suonare. Allora, Prego. allontaniamo il giro dove Esatto. un minimo di preparazione, È lo necessaria e poi parliamo dopo. Nel frattempo salutiamo tutti gli amici che man mano stanno arrivando. Seguire. Ecco. Ci vediamo tra un po', eh? Seguici.
Innanzitutto accordiamo perché in questo brano il sassofono deve essere un quarto di tono sotto il violoncello. Allora, vi eseguiamo il terzo quadro da 8, dopo ne parliamo, di Luigi Manfredi. Adesso io rimarrò, magari mentre suono leggermente nascosto, perdonatemi, ma spero che il suono arrivi, eh? Grazie. Certo. Ah, no, aspetta un attimo, scusami. Ci sei? Okay. Brano fosse molto in sintonia con la poesia che ho scelto oggi. Non so, mi ha proprio ricordato un po' di questi echi, no? Dell'incapacità di uscire fuori, il tentativo di andare fuori di sé e invece quasi l'incapacità di farlo. Mi sembrava veramente molto collegato. Allora, raccontateci voi, io sono andata molto a intuito. Invece voi diteci, da cosa nasce questo duo? Come nasce questo duo? Tutto questo duo, aspetta che mi sia spento il tablet, scusa un attimo. Allora, questo duo nasce questo duo nasce nel 2011 grazie a un amico comune che è il bibliotecario, si chiama Beppe Rigamonti, è il bibliotecario del comune dove noi abitiamo, e il quale ci ha voluto far conoscere, e la prima domanda che io ho fatto a Marco è stata: secondo te il sax baritono, perché io l'ho conosciuto, lui ha lavorato per molto tempo nell'ambito jazzistico e suonava, quando l'ho visto per la prima volta, il sax baritono in una big band. E allora gli ho chiesto: secondo te cello e sax baritono potrebbero comunicare? E certamente, dice lui, il sax baritono è il violoncello della band. Benissimo, allora ci siamo... abbiamo poi scoperto di abitare a 300 metri l'uno dall'altro, e questa è stata una grandissima fortuna comunque, e allora abbiamo deciso di verificare se i nostri due strumenti potessero comunicare. Allora, cosa succede? Succede che non c'era nulla, perché nessuno ha mai scritto niente per questo, nessuno aveva mai pensato di scrivere per questo duo. È un accostamento veramente insolito, no? Non si era mai vista una formazione di questo genere. È insolito. Allora abbiamo... vai così finché si arriva alla pagina. Praticamente abbiamo incominciato a... Allora, ho scritto un brano io, almeno c'era qualcosa che di scritto, insomma. Dopodiché, verificando che insomma il suono dei due strumenti era estremamente stimolante, affascinante, abbiamo cominciato a chiedere a compositori che stimiamo di scrivere per noi, e per farla breve, da allora adesso abbiamo 47 opere originali. Non ci credevamo, eravamo certi che i nostri due strumenti
dopo aver fatto l'esperienza sul mio pezzo potessero avere molte possibilità di amalgama timbrico, e abbiamo chiesto a compositori proprio mirati, conoscendo le loro poetiche, sapendo che erano molto diverse, abbiamo chiesto appunto a una serie di compositori, e sono tanti, adesso non riuscirei neanche a citarli tutti, e magari ne dimenticherei anche qualcuno, però fra i primissimi c'è proprio stato Manfrin, Marco Molteni, Vittorio Zago, Carlo Ballarini, e fra gli ultimi c'è stato Giorgio Colombo Taccani, e adesso ci è appena arrivato un brano di un bravissimo sassofonista, direttore d'orchestra e compositore spagnolo, Sixto Herrero, quindi stiamo incominciando anche a farci conoscere al di fuori dall'Italia. E l'opera di Manfrin ci interessava perché Luigi è un compositore che è sempre stato affascinato dall'esplorare le molteplici sonorità timbriche sugli strumenti per i quali scrive. E mi sento di dire che ha scritto delle cose, per esempio il brano che abbiamo eseguito in apertura è il terzo di otto quadri, è un brano nel quale abbiamo scoperto anche noi che cosa si poteva fare, perché è stata veramente è stato una continua indagine. Lui ci è venuto a trovare in fase di gestazione del brano, perché voleva rendersi conto se erano fattibili le sue idee sonore, perché spesso sovrapponeva più tecniche esecutive contemporaneamente, e voleva essere sicuro che queste cose avessero. Vi sta arrivando una chiamata, probabilmente per questo è andata via la voce un attimo. Questi compositori hanno veramente esplorato, no, la timbrica e anche le possibilità dei vostri due strumenti. Ma soprattutto mi dicevi tempo fa al telefono che la cosa bella è stata scoprire che mentre prima avete cercato i compositori per il vostro duo, man mano che il tempo è passato sono stati i compositori a cercare voi, per cui questa credo che sia stata una grande soddisfazione, una grande vittoria. Per dirti, uno fra questi, che è un compositore molto noto, è Gilberto Bosco, e poi ci sono stati studenti che si erano nel frattempo laureati dei vari compositori, perché siamo stati invitati a fare dei seminari nei conservatori di La Spezia, di Venezia, di Milano, ovviamente anche di Como, a Novara, e i vari insegnanti di composizione ovviamente portavano i loro studenti, perché noi in questi seminari li abbiamo, diciamo, strutturati in due incontri, uno all'inizio dell'anno accademico e uno alla fine, quasi settembre, ottobre, in modo che dopo questo primo incontro, nel quale noi facciamo sentire, mandando in anticipo le partiture ai ragazzi, e facciamo sentire e spieghiamo come insomma come cimentarsi con le possibilità timbriche dei nostri due strumenti, dopo l'obiettivo è quello che loro scrivano. E quindi per loro è una cosa stimolante, perché è un seminario nel quale poi loro devono creare qualcosa. E per noi anche, perché il repertorio aumenta. Certo. Marco, ma facci capire, quei suoni molto particolari che mettevi con sax. Scusa Patrizia, perché abbiamo qualche... Puoi aumentare il volume da te? Allora, mi sentite? Ti sentiamo molto lontano. Molto lontano, rispetto a prima non so cosa è successo. Ma... Probabilmente è stata la telefonata, è successo anche a me nell'altra diretta. Ah, dopo la telefonata io non sentivo più niente. Ho dovuto mettere le cuffie, gli auricolari per sentire meglio.
Niente, ti volevo chiedere, quei suoni molto particolari che hai fatto prima con il sax, come riuscivi a tirarli fuori? Particolari applicati chiaramente al sassofono e nello special modo al sassofono baritono, e si chiamano praticamente, sono degli slap. Ho cominciato con una, perché in questo brano, o perlomeno in questo quadro, anche negli altri quadri ci sono varie tecniche. Diciamo che questa è una tecnica piuttosto eclatante, perché in pratica si tratta di anche un po' teatrale, se vogliamo dire, nel senso che io strappo, faccio questo effetto slab, che è un po' come un effetto che si fa sul violoncello con un'altra tecnica, e poi strappo lo strumento da bocca e viene fuori questa cosa un po' teatrale. Adesso la posso anche far vedere, non è un problema, è così. Ecco, dai, facci vedere, perché mi hai incuriosito tantissimo. Devo dire che io adoro questi due strumenti, insieme non li avevo mai sentiti. È una tecnica usatissima non solo nella musica contemporanea, anzi, qualche sassofonista lo usa anche nel jazz. In particolare, raramente, ma anche Phil Woods, che ogni tanto nei suoi soli lo usava questo tipo di tecnica. Comunque, lo slap è questo. Lo slap a petto si tratta di strappare. Avete eseguito sul registro grave del baritono, l'effetto è potenziato. Non è che sul sassofono soprano non si possa fare, chiaramente il tubo è molto più lungo e più grosso, sì. E l'effetto è chiaramente ampliato, e diciamo è in sintonia anche con il violoncello. Certo, il colore anche si somiglia. Un effetto dello slap è falsificato Bartok, che è quello che ogni tanto sentivate, ma Manfrince che fa fare insieme, e quindi uno entrava nel suono dell'altro. Però per esempio sul violoncello il suono del pizzicato Bartok, si tratta fondamentalmente di fare, ma si mette il dito sotto la corda in modo che quando la si rilascia va contro la tastiera, quindi senti che è abbastanza simile certo, infatti i suoni si integravano perfettamente. È una cosa molto, veramente molto interessante, perché comunque nella musica classica non c'è questo. Sì, queste sono, diciamo, tecniche che appartengono un po' alla musica relativamente moderna, ecco. Non è che si è cominciato, soprattutto con lo slap, è tra i primi effetti che si è cominciato a usare. Magari altre cose che uso un pochino meno, magari dopo ne parliamo, dopo per l'ultimo testo. Ma per esempio nel brano di Manfrini, quello anche che avete sentito, non è solo lo slap, ma ci sono anche effetti che lui ha fatto si può dire sovrappone più tecniche, perché c'è l'uso della voce per dentro lo strumento e via discorrendo. Anche al violoncello fa fare cose più cose simultaneamente, e è proprio la poetica di Luigi Manfrini che va proprio a esplorare l'accavallarsi di più sonorità per crearne poi una nuova. E noi proprio all'inizio di questo nostro percorso abbiamo pensato a lui, perché sapendo a cosa lui interessa, poteva essere anche è stato ed è tuttora una enciclopedia di possibilità, ecco. Sono certo. Il dono di Luigi, che poi non ha fatto solo un catalogo di effetti, ha fatto un 8 brani musicali molto ben distinti e che hanno una loro vita, una loro poetica, e quindi direi che l'effetto sia importante, ma assume significato per il senso che lui gli dà. Certo, ma infatti io nei titoli ho scritto che proprio questo, di usare queste sonorità per creare musica. Esatto, ma per aprire nuovi orizzonti, no? Quindi per sperimentare, per trovare nuove sonorità. Sì, esatto.
Ecco, sentite, ma allora, raccontateci un attimo l'ultimo, il pezzo che invece fate fra poco, che sarà un pochino più lungo, quindi... Sì, allora, l'ultimo brano, abbiamo pensato di suonarvi qualcosa che è stato scritto nel 2014 da sottoscritto, ed è il quarto brano di un ciclo che si intitola Arie Circensi. Ogni brano è, diciamo, ispirato alla vita circense, ai vari numeri che possono essere fatti nel circo, quindi in uno mi sono fatto così, la fonte di ispirazione è stato un numero di funamboli, in questo che in un altro degli sketch fatti da dei clown, e questo che vi faremo sentire ora si chiama Aria, è l'ultimo che chiude il ciclo, ed è proprio pensato, è un'immagine che è stata molto, presa da molti compositori, molto illustri anche, era talmente bella, talmente suggestiva poeticamente che mi ha catturato, ed è mi sono immaginato un clown dopo lo spettacolo che si strucca nel suo carrozzone con tutti i pensamenti e si sente più solo che mai. Allora, per fare questo, diciamo, questa idea mi è venuta anche quando ho conosciuto una tecnica del sassofono, una tecnica del sassofono che prevede il fatto di suonare lo strumento senza l'imboccatura, senza il bocchino. E viene un suono che si chiama trompe, proprio perché simula molto il suono di una tromba. E la tromba non può che essere uno strumento che, forse anche grazie a Federico Fellini, che riproduciamo spesso al clown. E il violoncello cerca di, infatti non a caso all'inizio io ho scritto petulante, proprio perché deve essere proprio questo suono petulante che tenta di cantare, tenta di rimuginare nel proprio io e nel proprio vissuto, ed è nata questa idea. Questa è un'idea per scrivere musica. Poi la musica non è una musica programma, ci tengo a sottolinearlo. Ecco. Non ho scritto qualcosa per fare il verso A. È stato solamente un punto di partenza che mi ha dato delle immagini sonore sulle quali poi ho costruito un brano musicale. Certo, certo. E adesso lo ascoltiamo e quindi... Benissimo. Possiamo è un po' particolare, posso dire pochissime cose, nel senso che togliendo il bocchino si mette le labbra sull'orifizio, viene fuori questo suono un po' particolare. È una tecnica piuttosto difficile, ci vuole un pochino di pratica. Bene. Dai, in bocca al lupo, ascoltiamo con piacere. Allora, adesso allontaniamo un po', aspetta, vediamo un po' se ci riuscite a vedere meglio, perché...
Bravissimi, certo non è facile, eh? È un turbinio di emozioni, è veramente molto particolare, è tutto molto, mamma mia, arriva il diluvio, scusate, mi sbattono le porte, adesso accendo la luce così magari ci vediamo meglio, comunque dicevo veramente molto particolare. Tutti questi suoni, questi pizzicati che si intersecano con questo suono che più che una tromba sembra anche un corno a volte, no? Sì, molto 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 particolare, e bisogna seguire con attenzione perché c'è veramente un susseguirsi di emozioni, un susseguirsi di stati d'animo che si colgono veramente rimanendo concentrati. C'è Billo che vi saluta, Billo Camera che ci sta seguendo e vi manda tanti saluti, ha scritto prima che siete bravissimi, che avete suonato per lui lo Stan, ed è vero che siete bravissimi. Io chiedo questo agli ospiti del salotto. Se foste incuriositi, interessate a sentire qualcosa di nostro, potete trovare tante tante registrazioni tutte live andando sul nostro sito che si chiama semplicemente Duo Più Due Corde, e lì troverete i link per la nostra pagina Facebook, per la nostra pagina su SoundCloud dove ci sono più di 50 registrazioni, e ci sono anche i link per diversi video su YouTube. Vi dico subito che su YouTube molti dei video che ci sono sono fatti con mezzi, diciamo, non professionali, e quindi lasciano un po' il tempo che trovano da un punto di vista della qualità del video. Però per chi è curioso e vuole seguirci può essere anche simpatico, perché certamente le registrazioni su SoundCloud sono molto più fedeli come audio, e ce n'è veramente di tutti i gusti. Potrete trovare brani anche in stile 600, come rivisitazioni in stile 600, come le cose che abbiamo suonato adesso, insomma.
Bene, fantastici. Io mi auguro di potervi avere anche nel mio salotto reale, oltre che virtuale, perché io appunto organizzo dei concerti proprio nel salotto di casa. Come si faceva una volta, io a volte torno indietro, andando avanti si torna anche un po' indietro, e quindi spero di avervi anche da me presto. Vi ringrazio tanto di aver aderito e rimaniamo in contatto. Bravissimi, e più la musica. Grazie a tutti, andate in tanti a visitare le nostre cose. Sì. Grazie. Ciao. Mentre salutiamo Guido e Marco, andiamo a